giovani è una realtà molto bella della nostra città, gli abbiamo dato la possibilità di gestire e lo stanno facendo molto bene questo locale, l'ex locale del Club Universitario Cavese, e siamo molto contenti di questi giovani intelligenti, preparati, propositivi che rappresentano dal mio punto di vista la futura classe dirigente della città. Un complimento forte al presidente Benito Ventre e a tutti i ragazzi che fanno vivere questa struttura e che danno un contributo più in generale alla vita della nostra città. Siamo giunti alla conclusione di questi 2 anni di mandato, 2 anni forum dei giovani di questo consiglio direttivo. In 2 anni abbiamo svolto tantissime attività, si è vista una trasformazione del forum sia come struttura sia come tipologia di attività. Infatti con la gestione dell'immobile ex Club Universitario Cavese, che abbiamo totalmente ripristinato, abbiamo fatto un restyling totale della struttura, stiamo avendo la possibilità di svolgere tantissime attività. Prima tra le tante, l'aula studio, un luogo che dà la possibilità a tantissimi giovani di andare lì a studiare con un'apertura alle 9 del mattino, alle 9 di sera, e ad oggi registriamo una presenza di circa 350 appunto presenze mensili. Oltre a queste tantissime attività come campagne di sensibilizzazione, che poi dopo il consigliere Ronca avrà il piacere di illustrarci, altre attività dei giovani. Il forum sostanzialmente è quello che si occupa di tutte le tematiche giovanili a 360 gradi. 2 anni quindi difficili da riassumere in pochi minuti, certamente, 2 anni colmi di attività e di tanti impegni per il forum dei giovani. Possiamo però cercare di riassumere quelle che saranno le prossime attività e i prossimi impegni che il forum ha preso e che porterà avanti. Di poca importanza il contest musicale che stiamo realizzando con il forum, Play Music Contest, il quale è un contenitore, una vetrina per giovani artisti che hanno brani inediti di potersi presentare. Il contest è del tutto gratuito, quindi non ha un costo di iscrizione e prevede un montepremi pari quasi a 2.000 euro, quindi ci sarà la possibilità di vincere un contratto discografico con la produzione di 5 brani, di vincere un videoclip realizzato da Scratch Fab, che sono dei ragazzi che si stanno impegnando sul territorio con questa nuova avventura, una collaborazione con PM Records e Play Music, che è la nostra associazione coorganizzatrice, un contest che vedrà la partecipazione di tantissimi ragazzi non solo da Cava del Reni ma un pochettino da tutta la regione, e avranno la possibilità appunto di andare a riproporre i propri brani inediti per farsi conoscere. Poi altri eventi musicali, le rassegne teatrali che stiamo già preparando, rassegne letterarie dove presenteremo diversi volumi, diversi libri scritti da giovani autori cavesi e tanto 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 altro ancora. In questi 2 anni di mandato sono state molteplici le attività che abbiamo svolto all'interno del Forum dei Giovani. Abbiamo iniziato l'anno con l'inaugurazione dell'aula studio, che ha visto partecipare numerosi cittadini e cittadine, soprattutto giovani. Inoltre abbiamo comunque continuato con le campagne di sensibilizzazione sulle tematiche sociali. Abbiamo intrapreso tramite un evento ludico, dico qual è una festa, una campagna di sensibilizzazione sull'HIV e ragazzi liceali. Abbiamo comunque tenuto dei collettivi studenteschi su alcune tematiche studentesche, sempre in open day che abbiamo svolto all'interno della struttura, nonché un evento con Libera sulla lotta alle mafie. Il nostro intento per quest'anno che adesso viene è continuare con le varie campagne di sensibilizzazione, aprirci magari alle tematiche di genere, che sono un tema attuale in tutta Italia, e continuare comunque un lavoro sulle tematiche sociali, magari riuscendo a coinvolgere di più i giovani soprattutto nelle scuole, in quanto sul tessuto territoriale, il tessuto sociale territoriale, riusciamo a essere permeabili sulle tematiche sociali, soprattutto tra ragazzi più grandi, diciamo intorno alla 20ina d'anni.